Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per gli outfit, ragazzi, un glitch che è semplicissimo però purtroppo ha un requisito un pochino rognoso che adesso andremo a vedere insieme, ragazzi. Allora, io qui faccio un outfit alla cazzo, ragazzi, quindi solo per illustrarvi il glitch, è solo a scopo illustrativo. Quindi andrò a tenere semplicemente la camicia che ho e metterò un pantalone per far comparire un pantalone di Tron sul secondo personaggio. Allora, con questo glitch, ragazzi, non avete bisogno di cancellare il personaggio, non avete bisogno di cancellare gli outfit, non perderete outfit, non perderete proprietà, non perderete nulla, ragazzi. Quindi passiamo al glitch, insomma, no? Allora, se lo fate con il personaggio uomo, i completi andranno al personaggio donna. Se lo fate con il personaggio donna, i completi andranno al personaggio uomo. Allora, ragazzi, come ho già detto, io qui metto un semplice pantalone di Tron con una scarpa, giusto per farvi vedere come esce fuori questo outfit, che verrà sicuramente un outfit di merda, uscirà un qualcosa tipo il pantalone dei Tron, però con sta camicia, ragazzi, sinceramente non so cosa esce fuori e quindi lo andremo a scoprire insieme, ragazzi. A questo punto mettiamo una scarpa che mi faccia comparire una scarpa a scacchi, giusto per fare un qualcosa, e siamo pronti, ragazzi. Quindi andremo a mettere una scarpa. Io qui non mi ricordo mai quale cazzo sono le scarpe che fanno comparire diciamo le scarpe a scacchi, però comunque le troviamo. Come ho già detto, ragazzi, vi ripeto, con questo glitch non perderete il personaggio, non avrete bisogno di cancellare il personaggio, che sia uomo che sia donna, non avrete perdita di outfit e soprattutto non perderete proprietà. Però, come ho già detto, c'è un requisito molto 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 rognoso. Il glitch è semplicissimo, ragazzi, però purtroppo c'è sto requisito molto molto rognoso che adesso andremo a vedere. Innanzitutto dobbiamo venire in una perfetta localizzazione della mappa, che adesso andremo a vedere, e quando abbiamo fatto il nostro completo, questo ho dimenticato di dirlo quando eravamo in negozio, comunque quando abbiamo fatto il nostro completo, ragazzi, dobbiamo mettere una di queste maschere che vi sto facendo vedere. Non so quanti di voi avranno queste maschere con le corna, ragazzi, queste che sono state rilasciate il periodo di Natale. E se non avete queste maschere non potete fare il glitch. È veramente semplice, ma senza questa maschera purtroppo non si può fare, perché è l'unica maschera che ci permetterà di poter salvare il completo. Quindi, una volta fatto il tutto, venite qui sulla mappa dove avete visto e fate la prova a tempo. Una volta avviata la prova a tempo, andate su cambia personaggio e il gioco è fatto, ragazzi. Sì, il glitch è semplicissimo, è veramente semplice, però l'unico requisito è sta maschera minchiosa di merda che sicuramente non tutti hanno. Io infatti con il personaggio donna ce l'ho, perché
diciamo che ho quasi l'abitudine di comprare sempre tutto, ma con il personaggio uomo non ce l'ho e quindi non posso farlo da personaggio uomo a personaggio donna. Insomma, spero che qualcuno di voi abbia questa fottutissima maschera. Quindi quando siete al cambia personaggio, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è cambiare personaggio. Prendete il vostro personaggio con cui volevate i completi, in questo caso il personaggio uomo, e andremo a vedere che completo si sarà trasferito. Come ho già detto, ragazzi, so che molti di voi non hanno comprato sta maschera, perché comunque tanti dicono che cazzo ce devo fare che maschere, però alla fine diciamo che torna utile, anche se secondo me è un po' una minchiata, però va bene. Ragazzi, ecco qui il completo di merda che è uscito. Comunque il pantalone di Tron c'è con la scarpa, e con questo metodo, ragazzi, non perderete i vostri completi, non perderete assolutamente nulla e potrete salvarlo tranquillamente senza dover avviare non so che cazzo ho detto, avviare poliziotto corrotto, senza fare altre minchiate di sto genere. Ragazzi, l'unica cosa che dovrete fare adesso, io qui vi faccio vedere che comunque avevo altri completi e i completi che avevo sono rimasti, sono completi di merda perché erano completi fatti così alla cazzo, però comunque sono rimasti, e l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, per salvare il vostro completo, scegliere uno slot vuoto e salvare il completo. Come ho già detto, ragazzi, il glitch è veramente facile, non mi dite che questo non è facile, perché è facile, è veramente facile, però ecco, l'unico requisito è quella maschera. Se non avete quella maschera non potete fare nessun completo. Il glitch dei completi che c'era prima funziona ancora, ragazzi, quindi potete usare anche quello per fare dei completi. Detto questo, ragazzi, vi ricordo il contest, vi lascerò il link in descrizione, aiutatemi a crescere, aiutatemi a salire. In descrizione troverete anche tanti altri miei contatti molto molto interessanti, quindi aprite sta merdosa descrizione. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.